the trustee of Robert Bridger Living Trust. E oggi siamo con Andrea Rocco, un grande amico di Robert Bridger. Questo per dirvi che i nostri lavori, per la grande sorpresa, come io e Dan vi abbiamo detto, stanno procedendo. Oggi siamo con te, Andrea, per cercare di parlare di Robert ancora come fotografo, ma soprattutto ci piace, visto che è un suo grande amico, che tu ci aiuti ad entrare un po' nel suo modo di essere, perché tutto il percorso in cui mi sono addentrata in questo autore che amo molto, ho l'impressione che sia stata anche una persona speciale. Sì, Robert era una persona speciale e io l'ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, l'ho conosciuto a Los Angeles, dove mi ero trasferito nel 1986-87, per una questione di comune scuola di figlie. Siamo conosciuti, ci siamo frequentati a casa nostra, sia stato poi un punto di riferimento in quei suoi anni. È stata un'amicizia, abbiamo visto tante cose, banalmente da genitori, come dei bambini piccoli, ma anche per le cose di lavoro. Infatti c'è una cosa sportiva che vi ha visto insieme, sì. Il Giro d'Italia dell'89. Io lavoravo all'Istituto di Commercio Estero. Tra i vari progetti di cui si occupava l'Istituto c'è un progetto per la promozione del prodotto bicicletta italiano, che era fatto in collaborazione con l'associazione di categoria. Tra le iniziative che avevamo ideato, c'era venuto in mente anche di fare quello di usare un fotografo importante per documentare un corso degli sportivi. Però è stata una delle ultime partecipazioni a grandi manifestazioni, come sai Robert ha documentato gli olimpici, i mondiali di calcio, i grandi eventi per vari decenni. Era molto contento. Vedo che ha avuto sempre una particolare vicinanza per l'Italia. Credo che fosse stato, secondo me, non vorrei sbagliare, ma anche era l'Italia del Piede di Roma del 60. Tornò con un lavoro straordinario. Sì, il Piede del 60 perché lui ha iniziato nel 56, ha fatto anche questo, e poi ha fatto anche la televisiva. Tra l'altro, il giro del 89 è stato comunque un giro un po' particolare, nel senso che era la 72esima tappa, edizione, scusami, non tappa, era la 72esima edizione, svolta in 22 tappe, 3.266 km, ma soprattutto era un giro nel quale era stata introdotta per la prima volta la maglia azzurra, cioè per identificare i vincitori delle tappe. Sì, a metà del corso, ma a parte queste connotazioni storiche, che fu vinto, se non ricordo male, da Laurent Fignon francese, secondo e terzo, qua non me li ricordo. Come è approcciato il lavoro per il giro? Comunque non era sicuramente uno specializzato in ciclismo, e l'avevo approcciato con quella passione, con quell'interesse, non solo per commentare la gara, ma per il suo occhio, cioè, proprio sulla fatica, sulle persone che avevano un po' la cifra. Infatti, l'altro giorno con una donna abbiamo parlato a lungo di questo aspetto che io ho scritto anche nel mio articolo. Ho fortemente l'impressione che sì, Robert conoscesse l'atleta, è ok, conoscesse lo sport, è altrettanto ok, ma avesse un interesse profondo per il fatto che l'atleta è un uomo, no? Una donna. O una donna, sì, vedo uomo come insomma, è un essere umano, è soprattutto umano. È sì. Vero che poi fa delle gesta quasi etiche a volte, però c'è tutta questo leitmotiv dove il mondo è una magnifica, gli esseri umani sono una magnifica. E questa cosa secondo me traspare molto dalle sue foto. E ti volevo chiedere da quanto questo interesse e questa dedizione è anche legata forse al fatto che lo sport, in conseguenza la fotografia sportiva, è portatrice di una serie di valori importanti in ogni società, come l'eguaglianza, chiunque può raggiungere un obiettivo se si dedica, la solidarietà, il rispetto delle regole, eccetera, eccetera, eccetera. Robert era, insomma, della generazione non mia, ma quella
quella di mio papà, quindi una generazione che ha passato la guerra, è passato gli anni 60, era sicuramente stato folgorato da Kennedy, era un grande kennediano che ha fatto anche dei disegni, diciamo, che aveva vissuto quell'epoca lì, che poi è l'inizio dell'epoca delle grandi trasformazioni della società americana, anche negli anni 60. E nello sport ovviamente dell'America questo voleva dire affermazione della diversità. Gli atleti neri che adesso sono grandissimi, diciamo, una parte fondamentale dello sport americano, iniziavano a essere più visibili e più fotografati anche dagli anni 50, ci sono delle bellissime foto di queste icone. No, mi ha fatto vedere l'altro giorno anche uno dei suoi disegni, che sono aumentati, che aveva giocato con Robinson. Con Jackie Robinson. Con Jackie Robinson, sì. Bellissimo quel disegno, sì, sì. Proprio c'è questo movimento che è scolpito. Senti, sì, in chiusura ti volevo chiedere, se ci lasci con un aneddoto di Robert, uomo, persona. Allora, ve ne vorrei dare due. Va bene. Quando lavoravo lì a Los Angeles, lavoravo anche per un testo in italiano e ho chiesto a Robert di scrivere qualcosa su alcuni eventi importanti dello sport americano che forse erano un po' difficili da capire per i lettori italiani, e scrisse 4-5 articoli molto belli, pochi articoli scritti da Robert, illustrati anche con le sue creazioni che si va dato in concessione gratuita. Era la prima volta che scriveva per un giornale italiano, e essendo anche molto vicino al mondo cattolico, Robert ha detto: ma spero che questi miei articoli li legati al Papa, visto che sono in italiano. Sul manifesto. Sul manifesto, non era forse il giornale più adatto per la silenzio da Papa. L'ultimo episodio invece è forse l'ultima cosa che Robert ha fatto, che abbiamo fatto insieme. Nel dicembre del 1993 siamo andati insieme in macchina a Las Vegas al sorteggio dei campionati mondiali di calcio del 1994 che sono svolti negli Stati Uniti. Siamo stati in questa sala con migliaia di giornalisti di tutto il mondo. Ci siamo stati spinti dentro l'ascensore, siamo finiti in questo ascensore dove si è trovati lui, un'altra persona che era Pelé. No! E lui però ha salutato, l'ha incrociato facendo il direttore di seconda unità per Johnny Houston, il suo super per la vittoria che l'aveva conosciuta. Credo che sia lui, se ne ricordo, che ha filmato la famosa rovesciata di Pelé. Sì, infatti nell'articolo che avevo scritto avevo raccontato che era stato proprio voluto dal regista, sì, anche per suggerire agli attori come ridurre alcune dinamiche. Sì. Grazie molto Andrea per essermi venuto a trovare per questo tempo e il velo che sarà parte della nostra sorpresa, Andrea, nel senso che ci aiuterà, ci sta già aiutando a concretizzarla. Continuate a seguirci, andate a curiosare tra le foto di Robert Rager e noi ci vediamo alla prossima.